Buondì, questo vlogmas inizia da qui. Buongiorno, come vi ho già preannunciato nel vlogmas di ieri, oggi sarò senza corrente elettrica tutto il giorno. Credo di essere negli ultimi minuti in cui c'è la luce, fra poco dovrebbe andare via e tornare poi alle 16 più o meno. E quindi il risultato sapete qual è? Nel palazzo stamattina dalle 6 tutti stanno facendo pulizie come se non ci fosse un domani. È dalle 6 di stamattina che si sentono lavatrici, aspirapolvere, gente che cammina e corre per casa. Cioè, io questa cosa delle casalinghe, quindi di persone che non vanno a lavorare, non l'ho mai capita. È proprio uno spirito di sacrificio inutile, uno spirito di vittimismo. Cioè, io ieri sera ho passato l'aspirapolvere per casa, così oggi ho la casa con l'aspirapolvere passato, ho lasciato la cucina pulita dopo aver finito di mangiare. Cioè, queste cose non si possono fare la sera prima, ad un orario decente, evitando di rompere le scatole alle 6 del mattino. Boh, non lo capisco, ma anche se fosse, se una giornata non si pulisce tutta casa da capo a piedi, non credo che succeda il finimondo. Ok, vabbè. Comunque, adesso io mi sono alzata comunque presto, anche se sono andata a letto alle 2, perché andando via la corrente se ne andrà via pure l'acqua, non potrò farmi il caffè. Quindi mi sono alzata per potermi lavare, per farmi il caffè e mi sa che adesso me ne vado a dormire di nuovo, che sto morendo di sonno. Comunque. E ho fatto l'introduzione giusto per avere la luce, perché in realtà non ho ancora alzato le tapparelle, non so se è una giornata luminosa o se è una giornata buia. Adesso vediamo che cosa succederà in giornata, cosa riuscirò a fare. Se la giornata è luminosa, magari ne approfitto, visto che non posso lavorare, per almeno in queste prime ore della mattina, dopo essermi riposata un altro poco, per fare ordine nell'armadio. Ma comunque, già ho detto a mia sorella che vado a fare la babysitter oggi. Momento rituale di questi vlogmas, andiamo a vedere cosa c'è nel calendario dell'avvento, gelosamente custodito da Mino. Vediamo quanto ci metto oggi a trovare il numero 4. E anche oggi è andata benissimo, l'ho trovato subitissimo. Mettiamo questo a posto. Questo è il numero 4. Sì, e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ecco, io per esempio questa scatolina non ho minimamente idea di cosa ci possa essere. C'è il mio primer occhi, quello di Wet n Wild. Questa è una cosa perfetta perché proprio oggi mi sono resa conto che è quasi finito. In realtà volevo andarlo a ricomprare nei prossimi giorni, quindi è stato anche un bene trovarlo nei primi giorni di questo calendario dell'avvento. Stamattina è una mattinata abbastanza tranquilla, in giro c'è poca gente, bellissimo. Io ovviamente ho approfittato del fatto che non c'è corrente in casa per fare cose fuori. Adesso ho comprato un po' di detersivi e devo andare a fare un po' di scorta di carta perché non me ne serve tanta, quindi non mi conviene ordinare dal grossista. E poi vado da Chiara, che mi sta aspettando. Chiara, Chiara, e dice a zia, Chia, dice a zia, come fa Babbo Natale? Come fa Babbo Natale? Vede il telefono, non vuole fare niente. Sono le 17:30, io sono rientrata a casa alle 15:30, non appena sono rientrata ho aperto la porta ed è tornata la corrente elettrica, meno male, sono riuscita a caricare il video che avevo editato ieri sera e adesso sono qui pronta perché devo andare a scuola di danza, ma prima di andare vi faccio vedere al volo i pochissimi detersivi che ho comprato stamattina. Allora, ho ripreso il detersivo per i piatti di Alba.
perché mi ci sono trovata bene quando l'ho comprato l'altra volta. In realtà fra questo e quell'altro che avevo comprato di Alba ho ripreso lo Scala, ma semplicemente perché mi sono sbagliata. Però mi sono ricordata che con lo Scala, cioè, preferisco questo, quindi stamattina l'ho ripreso. Poi ho preso il mio deodorante del cuore, questo Borotalco di Neutro Roberts. Per la seconda volta sono stata fortunatissima e ho trovato l'ultima scatolina di strisce depilatorie. Aspettate, al contrario, di strisce depilatorie per il viso, quelle delicate di Licia, che non so se ricordate, vi dico sempre che non si trovano mai, e questa è la seconda volta che la compro e che trovo l'ultima scatolina, e mi servivano proprio perché le avevo proprio finite già da un po', quindi nei prossimi giorni baffetti via. Poi, sempre di Alba, ho comprato il disgorgante, perché ho bisogno di metterlo un po' nel lavandino della cucina, e comunque io ne tengo sempre una confezione in casa. Di solito prendo quello di Sutter, ma non c'era stamattina, ho visto questo di Alba, ho detto, visto che con Alba mi trovo bene, con qualsiasi prodotto abbia provato, proviamolo. Poi 1,79 euro era un buon prezzo, quindi l'ho preso e poi ho ripreso, nonostante abbia altri shampoo in casa, però ho ripreso questi di Elvive. Ma oggi prendo tutto al contrario, ho ripreso questi della linea di Dream Long di Elvive, perché dovreste ormai saperlo che io giro e giro, torno sempre qui. Adesso mi finisco di preparare e me ne vado al volo, perché alle 18 ci sarebbe Zumba e vorrei andare. Noi ci vediamo dopo. Qua siamo in pausa post TikTok. Stanno guardando il video per vedere se è venuto bene. E non vedono che sto riprendendo, quindi non mi diranno niente. Allora, è mezzanotte, ovviamente, il mese di dicembre è sempre così. Sono tornata, sto morendo di freddo, sono tornata da scuola di danza e vabbè, ho fatto la doccia, ho cenato, e adesso e dopo mi sono messa a lavorare in craft room, perché sto preparando i regali di fine festa per il compleanno di Chiara e altre cose per il compleanno. È una cosa per cui mi sono proposta io ed è una cosa che faccio quindi nei ritagli di tempo, perché ci sono tanti ordini da fare, non posso dare la precedenza a questo nelle ore lavorative, quindi devo farlo necessariamente nei ritagli di tempo. Poi ho iniziato a editare un video, perché altrimenti non mi perdo il ritmo. E adesso sono qui, il rumore che sentivate è la melatonina, la stavo girando, perché adesso me ne vado a letto, anche perché sto gelando e non vorrei raffreddarmi, dato che poi si spera la prossima settimana ci dovrebbe essere questo compleanno e vorrei essere in forma. Quindi io adesso vi saluto, chiudo questo vlog. Sì, lo posso chiudere anche se è un po' più corto, però non importa, dai, quando è ogni giorno non si possono fare vlog lunghissimi, soprattutto se si fa una vita normale come la mia. Quindi io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande grande. Noi ci vediamo domani.